Buongiorno amici, ben ritrovati sul canale Micronogiaio. Oggi è il 6 gennaio, per cui facciamo gli auguri a Teresa. Ehi, grazie. Primo mercatino dell'anno e purtroppo piove, per cui mercatino bagnato, mercatino fortunato. Orologiaio è qua, l'amico orologiaio è qua, l'amico orologiaio è qua, l'amico orologiaio è qua. L'amico orologiaio è qua. Siamo all'Imbiate e banchi ce ne sono pochissimi, però qualcosa c'è. Andiamo a farci un giro. Questa è la panoramica. Zero banchi, però è Raffaele con gli orologi c'è. Grande Raffaele! Oh Cesare! No! Oh, ma abbiamo cambiato il gazzetto! Bertoni! Grande! C'è. L'altro si è rotto. Ciao Giacomo! La qualità. Signori, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Signori Cesare. Negozio nuovo, qui ci stiamo ingrandendo. Vedi, è una bellezza venire qua. Guarda. È una bellezza. Con Lelo poi abbiamo un feeling. Buongiorno, sì. Buongiorno, tutto bene? Sì, tu? Ma sì, no. Ti ricordi che c'era un lanco qui? È vero? Sì. Sì. L'hai comprato tu? Se moi, monsieur. Se tu? Ok, muy bien. Novità, caro amico mio? No, poche oggi. Poche novità. Una giornata così. È un po' uggiosa oggi. È questo qui. Ah, c'è un altro banchino qua. Cosa dici di questo, Cesare? Questo così è carino. Conosci? Buongiorno. Non abbiamo ancora fatto questione di prezzo. Siamo a formato ridotto. Lo conosco. Ho dei dubbi sulla cassa, bisognerebbe aprirlo e guardarlo. Potrebbe essere un rincassato. Ce l'hai il coso? Apri casse? Sì. Apri, se hai tempo. Cosa, Teresa, tu fai le riprese. Cosa non ha Cesare? Cosa non ha? È il minimo necessario per la sopravvivenza. Un buon orologiaio deve andare sempre in giro con un po' di attrezzatura. Devo solo ricordarmi dove Senti, non dire che un chirurgo cammina con il bisturi. Bravo. C'è male, Lelo. Allora, il movimento è l'anco, sì, è un rincassato purtroppo. Sì? Sì. Lo noti perché vedi che il bordino della cassa esterno è più alto rispetto al movimento. E poi comunque questo tipo di cassa l'anco non credo che l'abbia mai utilizzato. Aveva le anse un po' più tipo goccia, ma non sono proprio a goccia. Il movimento però è eccezionale. Il movimento è originale, è un l'anco originale. Sì. Cosa succedeva? Portavano l'orologio dall'orologiaio, la cassa era molto usurata, consumata. L'orologiaio andava in fornitura, cercava la cassa per il lanco e questa era la proposta. E gli davano la proposta: se vuoi c'è questa, se no acciappa su e porta a casa. Sì. O mangi sta minestra o salti la finestra. A quei tempi si usava così. Sì. Anche perché ai quei tempi l'orologio andava utilizzato, non è come oggi che si usa per andare a fare i fighetti in giro. Ormai l'ora la legge sul cellulare. Vabbè, dai, è un po' penalizzato. È un po' penalizzato, però. Movimento buono, cassa nuova. Poi. Adesso ne sai più. Il Mondia, però, lo hai venduto, vedo. Diciamo che ce l'ho in parola. Ah. In parola d'onore. Okay. In parola d'onore. Rispetta la parola d'onore, Lelo, sai? Giusto. Sì, Orient. Sono io uno di quelli. No. No. Parola. Ah, no. Bello questo che con questo quadrante. L'hai già ritirato. Cos'è un quadrante Kanji? Ah, no. Bello. Cangiante, guarda che roba. Vedi, ieri sera non c'era quel ragazzo. Sembra madre signore. Perla. Cercavi un appassionato di Orient, eccolo qua. Che bello. Mai detto non vengo, va, che io mi ricordo. Cercavi un Richard Mille per caso? Sì, ce l'hai? Non ce l'ho, però l'ho visto da un mio amico. Ah. E lo vorrebbe vendere. Quanto chiedi di questo, Raffaele? Qual è? L'Orient? L'Orient Kanji. 50, sì. Un cinquantello, ragazzi. Dai, un cinquantello. Cinquantello è bello. Quasi, è quasi regalato. Molto. Cioè, dai, una lucidata al vetro. Sì. No, è bello, eh.
colore azzurro. No, ma guarda, è un quadrante, sembra madreperla, un cangiante. Mi sa che era, che era per il mercato giapponese, forse neanche. Stamattina. Sono abbastanza rari comunque. Bon, Orient. Però con questi tipi di quadranti sono abbastanza rari. Ah, c'è il vetro rotto. Ho visto. No, vetro sciapato. Costa un sacco di soldi. Allora, vabbè, ma è tondo? Sconto particolare. No, è ovale. Ed è minerale oltretutto. Lo trovi il vetro? Si fa fare. Si dovrebbe poter riuscire a farlo fare. Peccato. Bello, un quadrante molto bello. 50 euro meriterebbe. È vero? Sì. È sempre un Orient, eh? È sempre un Orient. Qui abbiamo delle penne. Ti stai dando anche le penne? Sì. L'Unità. Ma questa, l'Unità è il giornale, lo davano magari in omaggio, chi lo sa? È comunista. Lo sai che non c'è? È comunista, eccetera. Può essere, sì, può essere. L'Unità. Sì. Ma esiste ancora l'Unità, no? Sì, credo di sì. Si chiamerà magari in un altro modo. Boh, non lo so, perdonatemi, ma. Ah, la penna dell'Harley Davidson. Cioè, come fai a non andare in giro senza la penna? Stilografica Harley Davidson. Stilografica. Quale è questo? Quello, eccolo lì, quello più piccino. No, a me piace questo. Signora Teresa, chi sono le etichette, dei, questo dei è un LG, sì. Io sì, questo è un LG, un americano, guarda che roba. Ah, che lo riprendiamo bene, guarda che ansia, vedi, questi sono quei famosi orologi che poi vedi nel film americani al posto delle donnine, delle attrici. Bella, particolare, cassa laminata in oro. Non sono invece a te piaceva questo, strano. Teresa? Carino, sì. L'anco. È un po' no. Ma è un quarzo. È un quarzo. Vabbè, la cassa è carina. No, Teresa, bocciato. Bocciatissimo. Hai visto che movimento? Qui da secondo me tu hai la cassa. No. Sì, è scendino, no. Un bel po', Non è né non è sì, un ni. Sì. Ciao Giacomo, dopo. Questi qui John Sterling. Aspetta, ti faccio vedere. Colibri. Ce n'è uno. Ah, colibri, sì, guarda. Questo è due. London film. Sterling, sì, c'è scritto sotto. No. London Electric. Aspetta, ti faccio vedere. Se riprendi sotto vedi John Sterling. E cosa vuol dire? Scusa la mia ignoranza. Che Colibri aveva fatto questa linea John Sterling famosa. E niente, sono abbastanza rari. Sì. C'è un mercato anche del collezionismo degli accendini, Quello lì è un Daniel, quello nero, vedi? Questo qui, questo è un Levis degli anni 50, 60. Ah, che forte! Fortissimo! Questo è Daniel. Allora, purtroppo non ne capisco niente, però sono belli da vedere. È vero? Sì, fanno vetrina. È vero? Vero. Jump di spiccio. Sì. Si rifacevano anche associati alle sigarette, murati, guarda. Adesso guai, perché non si potrebbe più fare. No. Che pubblicizzano le sigarette. Va bene. Che c'è anche un... Raffaele, hai fatto un biglietto da visita? No, non ancora. Ve lo metto io in sovraimpressione, che è meglio. Quell'Orient lì? Sì, carino, ma è più bello quell'altro che abbiamo visto prima. Ciao Raffaele, ciao caro, buon lavoro. Ciao Raffaele. Una giornata, piove, ma è così. Ma è il primo mercatino dell'anno, va bene anche se piove. Dai. Ok. Ciao caro. Ciao, buon giro. Raffaele, ciao. Buongiorno caro, scusami il nome, non mi ricordo mai. Michele, ciao. Sì, buongiorno a tutti, buon anno, buona Befana. Ecco, buona Befana soprattutto per le donne, Teresa. Attenzione, allora, che ho l'ombrello sempre in mano.
È perché hai dimenticato la scopa a casa, eh? Allora, orologi, oggi cosa hai portato? Lorenz automatico, nuovo, da praticamente ancora pellicolato. Uh-huh. Dammelo a me che lo tengo in mano io, prego. Così inquadro bene. Automatico, nuovissimo. Sì, sì, nuovo, mai stato usato. Il nostro proprio. La richiesta? Questo qua, 150. E passa la paura? Sì, da 400 a 150, i prezzi erano ottimo. Quelli. Ottimo. E un Citizen Eco Drive. Eco Drive? Sì. Multifunzione. Questo qua il prezzo, posso arrivare a 130, 120, 130. Sì. Contatto di scatola, tutto la chicca la lasciamo per ultima. Ah, quella è una chicca? È il bagno di sangue, il BDE, questo è sì. Poi abbiamo un altro Lorenz automatico, anche lui nuovo. Mai usato, nuovo. Brodarro col freccione. Sì, se lo vuoi, lo vuoi prendere sì, tu sì, magari. Sì, sì, prendo in mano io. Sì. Quadrante bianco, sì. Acciaio oro. Laminato in oro, sì, 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 bello, logicamente. Richiesta per questo? 150 anche lui. Anche lui. Sì, sì, sì. Sì grazie, sì. Caro. Prego. Abbiamo il Nautech GMT, sì. Avevamo visto anche l'altra volta. Esattamente, bellino, sì, bellino, sì, davvero. Sì, sì. Ricordaci il prezzo? No, lascialo pure 150 anche lui. 150 sì, anche sì, lui. Sì, 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 sì. Il Grand Diver, dell'Invicta, anche lui 150. Ah beh, sui prezzi diciamo che no, hai una fantasia. Beh, sì, beh, fantasia unica. Questo è un tedesco, è un crono. Citizen Mi8 anche sì, lui. Sì, 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 sì. Qua siamo intorno ai 120. Ok, perché è un quarzo. Esattamente. E qui un quarzo però movimento Citizen Mi8. Sì, sì, beh certo. Però non è male come orologio. Ah, perché non è marcato Citizen. No, ah no, è no, vero, no. È marcato... boh. Te lo dico subito. Burgmeister. È un tedesco. Ah, ok. Sì. Poi okay, abbiamo un'officina, anche quello lì, io da 100 posso arrivare a 80. Sempre quarzo anche lui, sì. Sarà con Miota. Sì, esattamente. E guardavo, cose carine che hai portato oggi, queste... Espositori in marmo della Zenith, sì. Sì. Questo qua, Zenith 60 euro, sì. Marmo. Rolex marmo 80 euro, Omega marmo 70 euro. Forti, belli, sì. Carini. Quello che mi piace di più è quello Zenith, ti dico. Poi, sì, è carino, sì. Carino sì, 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 sì. Poi la chicca di ah, oggi. Ah, ecco, la chicca di oggi, mi stavi dicendo prima. È il Visconti, che è un ETA 28-24, serie limitata 1000 metri, pagato 1500, la mia richiesta è 8,50. È un bel pezzo. Full dial. Abisso. Sì. Ma questa è la Visconti, quella delle penne? Esattamente. Che ha fatto una anche limitata, una serie di orologi. Sì, di ho una serie limitata di quello. Ho capito. Grazie, caro. Prego, caro. Fai vedere un numero di telefono se ce l'hai. Te lo dico a voce, purtroppo non l'ho scritto. Il mio numero ma è... Mettilo lì nel lo foglio. So, le prossime volte sì, è 353... 309 40 43 Michele, auguri a tutti. Grazie Michele, grazie ciao caro, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Ciao Michele. Ciao, ciao. Ciao Angelo, ben ritrovato. Ciao Cesare, buongiorno a tutti quanti. Primo mercatino del 2024. Primo mercatino è un po' umido oggi. È un po' vai. Umido oggi, ma sto guardando una novità. Però guardate qui che spettacolo. Non si molla, è vero. No. Ma guardate qui che spettacolo, cosa ha combinato il nostro amico Angelo. Ha fatto le vetrine. Sì. Tutte. Queste le avevi già, giusto? Le vetrine, sì. Ecco, sembrano più belle anche le vetrine adesso. Sì. Con la... Che erano belle. Già abbastanza belle, poi sono sì, anche sì, di sì, qualità. Sì. Però messe così. Le ho personalizzate anche per non far rovinare gli orologi. Così sei sicuro che non si toccano. No. Uno con l'altro. E vediamo di alzare un po' la qualità quest'anno. Giusto, giusto. Guarda Teresa, qui c'è ancora il Dynamic. L'ho già visto prima, Cesare. Non ti dico più niente. Stamattina ho avuto una proposta, ma non l'ho accettata. Proposta indecente? No. Hai qualche novità che ti è entrato? Allora, di novità è arrivato il Bulova. Ah, ecco. Con il suo bracciale.
Funzionante, tiene il tempo? Sì, 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 funzionante, è revisionato, è a posto con il suo bracciale, è entrato questo mega. E la richiesta? A 8,50. Poi dicevi questo mega? Sì, è entrato questo mega. Poi... La richiesta per l'Omega? 4,50. La sua fibietta, la sua corona. Sì. Poi il bracciale si lo squale l'hai messo in vendita? Cesare, ti dico la verità, è lì, ma... deve esserci una bella proposta. Sì, non... Non sei convinto? No. C'è un Breitling e Chronomat. A quanto lo proponi il Breitling? Il Breitling è 1200. Cinturino pelle, però vedo che c'è la fibbietta. Sì, la fibbietta è la sua originale. Fibbietta originale. È la seconda serie. Lo tiri fuori che lo vediamo bene. È la seconda serie, quadrante blu. Seconda serie perché vedete che ha la lancettina con la B. Con la B di insieme di Bradley. Invece la serie precedente finiva dritta. Sì, non ha la B. 77,50, la massa oscillante con marcata Breitling. Un po' la cromatura dei tasti che è un po'. Sì, la laminatura, perché sì, perché non sono d'oro, sono laminati. Sono laminati, sì. Mentre i cavalieri sono ancora molto belli. Cavalieri sì, sì, sono un po' laminati qua, ma d'altronde si consumavano. Si consumavano, grazie. Sono gli orologi che portavano. Sì. Invece noi oggi ne abbiamo tanti, non sappiamo cosa mettere. Li facciamo girare. Li facciamo girare. Li usuriamo meno. Anche di qua. Ma sai che risaltano molto di più? Sì, ho voluto fare questo contrasto perché ho usato della moquette di qualità. Sì. E poi ho messo questo velutino rosso che lo contrasta. Bello. Le vetrine lascio così perché sono ottima idea. Ciao. C'è anche un paio di sicuri automatici. Sì, di questo anche il suo bracciale. Bene. Quindi doppio bracciale, cinturino e bracciale. Marcato sicura. C'è un piccolo Marvin qua. Sì, Marvin forse ne ha due. Quello lo vendo con il suo bracciale. Ah, ecco qua. Bracciale sicura. Senti, sono rari da trovare. Sì. Con tutte le maglie, abbastanza. Perché oltretutto abbastanza lungo. Sì, perché essendo così di acciaio ripiegato, sì, a volte si rompevano e la gente a posto di ripararli metteva su un lato bracciale, insomma. Io poi anche ricambi di questi. Se uno poi lo vorrebbe allungare, fare. E qui c'è anche sempre il Mondia. Poi LCD, tienimi fuori questi due LCD, sì, perché giustamente la gente a casa mi chiede: ma non ci fai mai vedere gli orologi? Sì, ho LCD. Letto anch'io il commento. È vero, effettivamente anche questi qui hanno, in passato c'è stato un bel mercato di questi orologi. Mi ricordo da ragazzo mi fermavo davanti alla vetrina e non ce li potevamo permettere perché costavano un sacco di soldi. E c'erano quelli che avevano magari 12-20 suonerie. Oh, questa 24 suonerie, fa il canto della gallina qui e là. Questo peccato che non ho il suo bracciale. Però dai, è già bello che è funzionante. Sì. Anche questo qui. Poi chiedo 50 euro l'uno per l'altro. Ma dai. Questo è il suo bracciale. 50 euro sì, uno per l'altro? Sì, chiedo poco. Non è neanche tanto, no, sai. Perché sono saliti parecchio di prezzo anche questi ultimamente. Ciao. Allora, facciamo vedere i tuoi riferimenti. Sì. C'è poi il Babbo Natale. Il famoso Babbo Natale. Oggi ci voleva la Befana, ma... Sì, infatti. Grazie Angelo. Figurati, Cesare. Ciao caro. Ciao, ciao a tutti. E buon anno. Anche a voi. Ciao ragazzi. Buongiorno. Oggi. Ehi, ciao. Siamo in compagnia. Sì, siamo in compagnia e siamo arrivati al termine del nostro video. Cosa abbiamo cacciato? Lo Stefano non ha messo giù il banco, però si è presentato come. Oggi ero in borghese. Oggi ero in borghese. Ho portato qualche ruotina. Infatti, facciamo vedere. No, ne sono avanzate qualcuna. Eccolo qua. Guardate che roba. Questo non è una ruotina, è il quarzo.
però è carino anche lui. Lanciala nel bosco. Lanciala nel bosco. Vabbè, il legno torna. No, dai, poverino, sono così carini. Niente, per cui abbiamo comprato un paio di rotine in un banco che non c'era. Esatto, ecco. Esatto, in un banco. Io sono sempre il banco ambulante in generale. Banco ambulante oggi. Va bene, dai. Questo è stato il primo mercato del 2024. Speriamo che ai prossimi mercati ci sia il tempo migliore. Comunque è stato un bel giretto anche oggi. Mi raccomando. Lo dico io, che sono io il vero youtuber qui. Sì. Mettete mi piace, spuntate il tasto campanellina, iscrivetevi al canale, che solo su Amico Orologiaio ci sono i video di Amico Orologiaio. È vero. Cioè, ma uno così veramente. Vai. Ha detto tutto lui. Ciao amici, al prossimo video. Ciao ragazzi. Oh na 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 na. Yes. È incredibile quanto il quadrante mi piaccia, cambia di colore quando il sole lo bacia. E sai che lo levo sotto la doccia, me ne prendo cura, no, non prende la pioggia. Ne ho portati a revisionare già un paio, da un uomo con la barba ed un bianco saio. Sono arrivato in orario, l'amico orologiaio è qua. L'amico orologiaio è qua. L'amico orologiaio è qua. L'amico orologiaio è qua. L'amico orologiaio è qua.